è stallo nel governo sulle nomine per la Cassa Depositi e Prestiti. Ieri il vertice convocato dal premier Giuseppe Conte, e al quale avrebbero dovuto partecipare i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, assieme al ministro Dell, è stato rinviato per impegni. La convocazione era arrivata dopo il nulla di fatto di mercoledì per le nomine alla Cassa Depositi e Prestiti, la società per azioni controllata per circa l'86% dal Ministero delle Finanze e per il 14% circa da diverse fondazioni bancarie. La fumata bianca per l'attuale vicepresidente BEI Dario Scannapieco e Fabrizio Palermo, che sembravano in pole per la poltrona rispettivamente di AD e di direttore generale, non c'è stata. E così CDP ha rinviato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione al 24 luglio prossimo. Del vertice saltato, il vice premier Matteo Salvini ha detto di non saperne nulla. Non sapevo che fosse stato convocato e non sapevo neanche che fosse stato sconvocato, ha ammesso Salvini. Il titolare del Viminale ha poi osservato: il 24 si risolve su CDP? Sì, anche se confesso che non sono le partite che seguo direttamente. Poi, commentando i rumors legati al no sul nome di Scannapieco, Salvini ha tagliato corto, liquidando i cronisti con un sì secco. Chiedetelo agli altri. Continua dopo la foto, nel frattempo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a chi gli chiedeva le ragioni del rinvio, Giorgetti ha detto: c'è un'intervista al Fatto. Esiste una procedura? Chiedete a chi gestisce la procedura. Nell'intervista al quotidiano diretto da Marco Travaglio, il presidente del Consiglio aveva spiegato che il ministro competente, quindi Tria, le propone al premier che ne parla con i due vice premier e poi decidiamo insieme, si legge nell'intervista. Se non c'è accordo sulla persona più competente, rinviamo per trovarne una migliore. Continua dopo la foto, sul caos nomine, è intervenuta anche l'opposizione. Il ministro Tria non vuole farsi dettare le nomine da Di Maio e Salvini. Fa bene a chiedere il rispetto della legge e delle sue prerogative, fa bene a non voler incontrare i due vice premier per parlare di spartizione e lottizzazione, ha commentato il deputato De Michele Ansaldi. Vedremo dai nomi che saranno proposti per CDP e Rai se Conte e il titolare Dell dimostreranno davvero di essere indipendenti e di rispettare la legge, ad esempio sul presidente di garanzia del servizio pubblico. Il pasticcio del vertice di Palazzo Chigi, ha spiegato Ansaldi, prima convocato, poi sconvocato e alla fine addirittura disconosciuto dai suoi stessi partecipanti, gli stessi che probabilmente lo avevano addirittura chiesto, è l'ennesima conferma di quanto sia debole l'idea di un governo con due vice premier che si sentono entrambi premier senza esserlo. Continua dopo la foto. Quanto al premier, ieri Conte ha spiegato che il problema non è se ci sono o meno divergenze sulle nomine. Sono nomine importanti, perché Cassa Depositi e Prestiti è uno strumento chiave per quanto riguarda la politica nazionale e ha un rilievo strategico. Quindi è ovvio che vogliamo meditare bene sulle nomine, e quindi ci stiamo riflettendo bene per non sbagliare. Caffeina News by AD Kronos.